Marco Mollura, appena conclusa la partita, che emozione, una partita a cardiopalma vinta col cuore e con la grinta. Dammi una mano, fammi una domanda, aiutami. La domanda è: quando avete pensato di poterla vincere? Ma durante il fine secondo quarto siamo entrati negli spogliatoi, ci siamo guardati in faccia e non so, forse ci hanno mancato un po' il rispetto perché pensavano che fossimo già morti. Siamo entrati in campo, abbiamo giocato finalmente come sappiamo giocare, come abbiamo fatto a sprazzi finora in questa metà campionato. Però questo non deve essere un traguardo, deve essere un punto di partenza. Ogni giorno mi becchi quando mi intervisti in queste condizioni in cui non riesco nemmeno a parlare, però siamo felicissimi. Speriamo di poter dare continuità a questo risultato. È quella di una squadra che aveva assolutamente bisogno di due punti per trovare entusiasmo e riprovare a fare quelle cose che l'anno scorso riuscivano benissimo e quest'anno invece sembrava andare tutto storto. Bisogna ripartire da qui, secondo te? Sì, dobbiamo ripartire da qui. Non dobbiamo stare più a pensare alla sfiga, agli infortuni, perché se iniziamo a pensare sempre alle stesse cose non riusciamo più. Dobbiamo stare ancora più uniti quando siamo in difficoltà, come abbiamo fatto oggi, e dare tutto quello che possiamo, perché possiamo farlo, possiamo giocare contro tutti e dobbiamo soltanto avere capacità di stare magari concentrati su 40 minuti e provare a portare più risultati a casa. Però l'avevo detto prima dopo Bergamo, lo ripeto adesso, fiducia grandissima su tutti questi giocatori, su tutti questi uomini che abbiamo, dal più grande al più piccolo. Oggi Pianegonda ci ha risolto una partita importantissima per le sorti del nostro campionato, e quindi speriamo di continuare così e di stare su questa riga.